Ciao Rock Spacers, benvenuti in questa nuovissima puntata di Rock Science. Andiamo a scoprire tutta la scienza che c'è nella musica rock. Nelle puntate precedenti abbiamo visto cosa sono le pulsar e dopo siamo andati alla scoperta delle stelle di neutroni. Se vi siete persi le puntate precedenti, vi basta cliccare nei link in descrizione. Abbiamo chiuso l'ultimo video parlando di questa serie, parlando di buchi neri. E oggi continuiamo a parlare quindi di buchi neri, sempre in compagnia della band che ci ha accompagnato nell'ultima puntata. Quindi continuiamo il nostro viaggio nell'astrofisica insieme ai Muse. Ci vediamo tra pochissimo. La prima volta che è stato utilizzato il termine buco nero era il 1969, l'anno più rock per eccellenza. E in che anno poteva essere coniato questo termine dell'oggetto? Probabilmente è l'oggetto astrofisico più rock che esiste, l'oggetto astrofisico più ganzo. Nel 1969 quindi il fisico John Wheeler conia per la prima volta questo termine. In realtà però non è stato proprio lui a concepire l'oggetto del buco nero, cioè lui si è ispirato e ha rielaborato un concetto che era stato introdotto già alla fine del 1700 dal fisico di Cambridge John Mitchell. Anche qui sento una certa assonanza col mondo del rock, ragazzi. Questo John Mitchell mi ricorda un Joni Mitchell, ma vabbè. Sulla base delle leggi gravitazionali di Newton, infatti, John Mitchell cosa fa? Ipotizza che ci sia un corpo talmente massiccio per cui ad un certo punto è così massiccio sto corpo che la luce stessa, quando si avvicina a questo corpo, non riesce a passare, quindi viene assorbita dal corpo. È un corpo quindi così massiccio che neanche la luce ha scampo. Questo corpo viene definito come stella di Mitchell ed è una stella che ha una massa superiore alle 500 masse solari. Quindi questo, diciamo, è il primo prototipo di buco nero alla fine del Settecento. Ma come funziona una stella? Una stella è sostanzialmente un grande, gigantesco termostato. Hai questo corpo fatto di plasma, di gas, di sostanze che sono lì e ad un certo punto devono mantenere una sorta di equilibrio tra le particelle che sono all'interno del nucleo e la forza gravitazionale, quindi tra la pressione esercitata dal calore all'interno e la forza di gravità che tende a portarlo verso l'interno, che tende a portare la stella verso l'interno. Quello che succede quindi è che mentre il calore tende a far espandere il corpo, la forza gravitazionale tende a farla contrarre. Morale della favola: è possibile che una stella mantenga il raggio costante durante la sua vita se questa stella ha un equilibrio appunto tra le due forze. A questo punto, una volta che abbiamo capito come funziona una stella, dobbiamo capire come questa stella possa trasformarsi in questo oggetto così oscuro. E per fare questo ci dobbiamo far aiutare da due simpatici amici scienziati che si chiamano Hertzsprung e Russell. Hertzsprung e Russell, che hanno questi due cognomi così, così belli insieme, cioè suonano bene, e sono un fisico danese e un fisico americano, i quali indipendentemente sono riusciti a definire l'evoluzione stellare, a tirar giù un modello che spiegasse l'evoluzione delle stelle. E allora con Hertzsprung e Russell andiamo a vedere come si evolve una stella. Loro hanno sostanzialmente definito l'evoluzione stellare tramite l'utilizzo di un grafico che mette sulla scissa la temperatura di una stella e sull'ordinata la sua luminosità o magnitudine assoluta. In particolare quello che si può vedere è che le stelle in alto a sinistra sono le stelle che hanno temperatura più alta e quindi luminosità più alta, mentre in basso a destra abbiamo le stelle che hanno una temperatura inferiore e che hanno quindi una luminosità minore.
Cosa succede quindi? Succede che una stella si muove sostanzialmente all'interno di questi rami e le stelle che hanno più carburante, che hanno quindi più materia da bruciare al loro interno, bruciano più in fretta. Quindi più carburante hanno, più sono grandi queste stelle, di più energia avranno bisogno per rimanere attive. E quindi paradossalmente, tanto più una stella è grande, tanto più presto questa stella brucerà, morirà. Come si forma però un buco nero? Un buco nero si forma al termine dell'evoluzione stellare di tutte quelle stelle che sono nel ramo in alto di questo diagramma Hertzsprung-Russell. Quindi quando una stella supera una certa massa avrà più probabilità di produrre al termine della sua vita un buco nero. Il buco nero quindi è un oggetto così massiccio che non dà scampo neanche alla luce, risucchia qualunque cosa al suo interno. E l'unico modo per non essere risucchiati da un buco nero è quello di rimanere al di qua della linea di confine chiamata orizzonte degli eventi. Se superi infatti l'orizzonte degli eventi, è sicuro che puoi perdere i contatti con qualunque altro oggetto nell'universo, nel cosmo. Questo è il motivo per cui è stato introdotto un teorema specifico che si chiama No Hair Theorem, ovvero il teorema senza capelli. Cioè, ipotizzando che i capelli siano il modo per descrivere il nostro buco nero, nel momento in cui si supera l'orizzonte degli eventi, questi capelli o peli spariscono e non c'è modo di riuscire a descrivere questo oggetto. In realtà, poi Stephen Hawking, che ha parzialmente dimostrato questa teoria, si è concesso di rivederla tra il 2014 e il 2016, andando ad introdurre una nuova teoria che si chiama teoria dei capelli morbidi. In questa teoria dei capelli morbidi, i parametri che vanno a descrivere un buco nero, si appunto ammorbidiscono e c'è la possibilità di, introdurre dei parametri secondari e quindi c'è la possibilità di, diciamo, aggirare un po' questo teorema dei no hair. Questi parametri che si vanno ad aggiungere, sono però contestualizzati all'interno di situazioni, che hanno delle basse energie. Non ci addentriamo adesso in questi spataffioni astrofisici, ma ci concentriamo sempre sul nostro scopo, ovvero la musica rock. Chi ha parlato dei buchi neri? Chi se non loro? I Muse. E il loro quarto album in studio si chiama appunto Black Holes and Revelations, un album che ha fatto il botto letteralmente e che è riuscito a portare ai Muse oltre 100.000 copie vendute solo in Inghilterra, solo nella prima settimana dall'uscita del disco. Un album che ha cambiato proprio il loro stile musicale, lanciandoli completamente verso il prog rock, e che al suo interno ha due tracce sulla quale noi oggi ci soffermiamo, due tracce molto interessanti. La prima è Starlight e la seconda è invece Supermassive Black Hole. Black Holes and Revelations è un album del 2006 che contiene al suo interno una forte connotazione politica, tipica che sarà diciamo, un carattere distintivo dei Muse da quest'album in poi, forte critica sociale, ma anche, come spiegherà lo stesso Matthew Bellamy alla rivista Q, contiene anche due temi fondamentali. Da un lato i black holes, quindi tutto ciò che va ad avere un contesto relativo all'immaginazione più profonda, che deriva dai contesti più remoti dell'animo artistico, e le revelations, ovvero le rivelazioni, qualcosa di personale, l'epifania dell'artista. Quindi vedete che c'è un'ispirazione molto forte, molto legata appunto a buchi neri, qualcosa di misterioso che però possono appunto darti anche una rivelazione. È interessante questa roba. Andiamo a vedere Starlight. La traccia Starlight è stata scritta da Matthew Bellamy quando era su una barca e mentre tutti quanti soffrivano il mal di mare in maniera devastante, Matthew Bellamy si è seduto tranquillamente a scrivere
ispirato forse dal fatto di essere a largo, di essere in mezzo a queste onde, si è ispirato per scrivere una canzone dedicata agli affetti, dedicata alla nostalgia, dedicata a quando senti la mancanza di qualcuno, qualcuno che non c'è. Lo stesso video musicale richiama l'origine di questa canzone, quindi come è stata scritta, perché infatti se guardate il video è girato su una nave. Il testo come si apre? Il testo si apre in questo modo. Far away. The ship is taking me far away. Quindi vedete che già lui è stra-ispirato da questa barca, è già stra-ispirato da questa nave, e c'è quindi questo contesto marittimo, questo richiamo al mare, all'acqua. Quando si arriva però al ritornello, si arriva a tirare in ballo di nuovo i buchi neri. Infatti il ritornello recita Our hopes and expectations, black holes and revelations. Le nostre speranze, le nostre aspettative, buchi neri e rivelazioni. C'è tanta poesia dietro. Questa roba è sempre meravigliosa perché io quando ascolto Starlight penso sempre appunto a come i Muse abbiano, come Matthew Bellamy, abbia riunito in sé il mare, la terra, i buchi neri, lo spazio, allo stesso tempo donandogli una carica emotiva pazzesca, che è quella della nostalgia. E il titolo stesso, Starlight, ti fa un po' entrare in un iperspazio cross-dimensionale, no? Mi fa questo effetto, a me sì. Andiamo avanti e vediamo invece la traccia numero 3, Supermassive Black Hole. Qui io la interpreto, questo testo, lo interpreto come davvero un testo molto intimo che in un certo senso parla di... si può leggere su più livelli, questo è il mio punto di vista, ovvero in primo livello può essere sicuramente quello di una relazione in cui c'è una donna che è molto molto forte, che risucchia quest'uomo all'interno di questa relazione, che quasi lo schiaccia. Diciamo, questa potrebbe essere un'interpretazione ad un livello più alto, quindi un testo che si basa su una relazione tra due persone dove una delle due persone è molto molto forte e quasi schiaccia l'altro e lo risucchia, quasi una femme fatale. L'altra interpretazione che io gli do invece è l'interpretazione di un artista che viene risucchiato dal vortice dell'ispirazione e quindi in questo caso la donna non è più, secondo me, non è più una figura fisica, una figura reale, ma è una figura artistica e i buchi neri di cui si parlano sono tutti quei baratri artistici in cui viene risucchiato lo spirito artistico quando si ritrova nel processo creativo. In conclusione, in questa puntata, vi voglio citare altri 3-4 brani che si ispirano ai buchi neri. In particolare vi segnalo Black Holes degli Aviators, che è un brano semistrumentale molto particolare, Black Holes di Mallory Knox, vi segnalo anche Black Holes Solid Ground, tra parentesi, dei The Blue Stones, che a me fa spaccare, è bellissimo secondo me, è una canzone fantastica. E vi segnalo poi l'ultimo grande classico. Questo è un brano che in un certo senso si è ispirato anche a Supermassive Black Hole. E questa canzone è stata pubblicata nel 2008 nell'album Studentessi da Elio e le Storie Tese. La canzone in questione si chiama proprio Supermassiccio ed è un chiaro riferimento appunto alla canzone dei Muse e al suo interno si fa l'ipotesi che la Terra venga risucchiata da questo grandissimo buco nero che diventa sempre più grande, sempre più grande. È molto carina, è una canzone davvero molto carina e ci sono tanti punti di riferimento anche ai brani dei Muse. Ve la segnalo perché meritano, Elio e le Storie Tese meritano sempre, quindi. Prima di chiudere ragazzi vi ricordo, vi invito a iscrivervi al canale, ecco qui c'è un pallino con la mia facciona, avvicinate il mouse, si apre iscriviti, cliccate, iscrivetevi e dopodiché in basso c'è una campanella, accendete la campanella e attivate le notifiche perché questo è l'unico modo per essere sempre aggiornati sui nuovi video in arrivo e ce ne saranno di altri. Nelle prossime puntate infatti andiamo a vedere ancora il mondo delle stelle e probabilmente andremo a tirare in ballo anche l'esplorazione di altri
di altri orizzonti, di nuove galassie, e forse andremo a vedere anche qualche nuovo pianeta tipo Marte, tipo qualcosa del genere, non so. Secondo voi di chi parleremo nella prossima puntata? Scrivetelo nei commenti, e scrivete nei commenti se conoscete altre canzoni che parlano di buchi neri, di astrofisica, di rock, tutto quello che volete. Scrivetelo nei commenti, spolliciate, mettete un mi piace, parlatene con gli amici. Nei link in descrizione vi ho messo tutte le canzoni che potete, di cui ho parlato nel corso della puntata. E ci vediamo ragazzi alla prossima puntata. E pace, amore e rock space. Ciao!